Wow! Eccolo qua, il wow effect. Qui Pedro, e tu devi iniziare a mettere gli effetti speciali nel video. Devi stupire lo spettatore pagante. Sì, pagante una sega. Non paga mia nulla questi. Vabbè, ma pagheranno. Sì, quando però? Le 4 anni aspetto io. Abbi fede. Sì, fede nuziale. Vai, vai. Sì, ma guarda i posti ti fa vedere io. Con tutte le spiagge c'è all'Elba. Io ti faccio vedere in esclusiva planetaria il laghetto rosso delle Conche. Ganzo però, sembra proprio un laghetto di sangue. Sembra proprio un laghetto in dove vengano i vampiri a bere di notte. Oppure sai, Ganzo, se fosse il laghetto di Cilo? Sì, dove le figliole dell'Elba tutte le volte che arriva il giorno di mese si radunano tutte qui e fanno i che devono fare. In realtà il laghetto delle Conche nient'altro è che un bacino d'acqua piovana che a forza di stare a contatto con i minerali ferriferi di questa zona ha creato nel corso degli anni questo colore rosso pazzesco. E questo laghetto è una delle tante eredità lasciate dalle miniere dell'Elba. Forse non sai che quest'isola è stata una dei giacimenti minerali più importanti del mondo, oltre 150 tipi di minerali. E qual è stato il primo popolo a capire che ci si poteva fare business con questi minerali? Gli Etruschi, come sempre, gli Etruschi all'isola d'Elba sono una costante, come le salite. Dopo di loro anche i Romani, ma non solo, i Greci, i Pisani, noi Fiorentini con il Granducato, tutti hanno provato a mettere le mani su questi minerali e a farci soldi. Anche Gianni, il Napoleone, ci aveva visto lungo, anche lui voleva attingere alle miniere. Miniere che hanno dato da lavorare praticamente a tutti gli Elbani fino a pochi anni fa e che sono state chiuse definitivamente all'inizio degli anni 80, precisamente nel 1981 ha chiuso l'ultima miniera, la Galleria del Ginevro, quella indossia a sottoterra di 50 metri, però ora io non ho il tempo di andare a sottoterra, via giù, fai bravo. Cioè, te pensa un attimo quanto poteva essere dura la vita del minatore. Allora, qui sotto, senza aria, con pochissima luce, pigliavano le peggio malattie e in più lavoravano anche a cottimo. Cioè, guadagnavano in base a quanto ferro riuscivano a tirar fuori. Eppure, la Galleria del Ginevro era probabilmente la parte più all'avanguardia delle miniere elbane. Si iniziò a scavare all'inizio degli anni 50 perché ci si era resi conto della grande quantità di magnetite presente in questa zona. Si riuscì a scavare ben 7 km di galleria con 54 metri di profondità. La galleria mineraria più grande e più attiva d'Europa. E finalmente la luce. Come si diceva prima, queste furono le ultime miniere chiuse, ma con la possibilità di riaprire. Capito lo Stato italiano che ha fatto? Le ha tenute chiuse buone buone qui, ma se c'è bisogno, un giorno saranno pronte a riaprire. Che spettacolo! Oh, se riaprono io mi candido, eh! Mi candido come minatore, c'ho anche il look giusto, ho la camicina. Io di un duro nemmeno mezz'ora. Capito che l'era l'isola d'Elba, prima dello spaghettino sul lungomare, le spiagge, il sole, il mare cristallino. E l'era terra di minatori, gente tosta, gente coraggiosa, gente con due palle cubi e così. È bello vedere poi che questo degrado post-industriale, fatto di edifici distrutti, macchinari abbandonati, ruspe abbandonate, siano diventate tutte attrazioni turistiche, siano diventate quasi dei monumenti. Quindi anche la gru degli Uffizi, che lì da 20 anni, tra 30 anni, potrebbe diventare un monumento. O io, o mi fermo ora qui in Maremma alle 50 anni finché non divento un monumento. Posso scommettere che verranno qui tutti a farmi le foto? Posso scommettere o no con me, Ciccio?